Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in clausura, un angolo della clausura che ci permette di ricordare qualcosa di eccezionale che accadeva proprio qui, anzi in chiesa. Quando Padre Pio disse: intorno all'altare c'è tutto il paradiso ed il Signore ha permesso che qualche fortunato figlio spirituale potesse vedere con i propri occhi questa meravigliosa realtà. E qui riportiamo la bella testimonianza di Fra Daniele Natale che gli è stata affidata da una lettera scritta da Enrico Cerioni, un sardo residente a Roma dopo essere stato alcuni giorni a San Giovanni Rotondo. Lui scrive proprio questo: mentre insieme ai fedeli ero in attesa che Padre Pio venisse in chiesa per celebrare la Santa Messa, ho visto uscire dalla sacrestia due file di angeli che lo precedevano. Il padre aveva a fianco la Madonna, si accostò all'altare mentre la Madre di Dio si mise ad un lato. Appena cominciò il Salmo 42, Padre Pio diventò luminoso e tale rimase per tutto il tempo della celebrazione eucaristica. All'elevazione apparve Gesù che si fondeva in Padre Pio. Facevo fatica a distinguere queste due persone. Alla comunione la fusione divenne totale per effusione d'amore. Il Cerioni concludeva lo scritto pregando Fra Daniele di domandare a Padre Pio se quanto aveva visto fosse stata solo una sua immaginazione fantastica o corrispondeva invece a realtà. Fra Daniele, ricevuta questa lettera, si reca immediatamente da Padre Pio e mettendogli nelle mani la lettera di Enrico gli chiede se quel figlio spirituale avesse visto giusto. Il padre scorre lentamente le righe di quella lettera e poi gli dice: la prima parte, quella che accenna alla presenza degli angeli e della Madonna intorno all'altare, è così. E rimane in silenzio. Poi continua a guardare la lettera. Padre, dice Fra Daniele, se è vera la prima parte, è vera anche la seconda. E Padre Pio, come mortificato, con un cenno di capo, annuisce.